Il motivo perché ho iniziato con la bici è semplice, perché il ciclismo era lo sport della mia famiglia. Prima di me, mio fratello Sauro, che aveva 10 anni più di me, correva in bici e io ero il fratello piccolo e volevo continuare. Mi ha trasmesso la passione per il ciclismo e nel 1981 ho iniziato a gareggiare. Una piccola bici, perché io ero molto piccolo, che mio papà ha trovato, come si dice, buttata via, recuperata. Una vecchia bici abbandonata, sì, recuperata, tutta dipinta nuova, e io ho iniziato con una bici così. Lana. 1980-1981 con maglia di lana, con i ricami ancora quelli cuciti, quelli con il ricamo sopra, sì. La prima vittoria. La prima vittoria vera, la prima vittoria mia vera, 1998, secondo anno da professionista, una tappa al Tour de Romandie. Nel mese di aprile, prima del giro, prima della mia prima edizione, prima partecipazione al Giro d'Italia, pertanto un morale grandissimo. E ho battuto Fabio Baldato, velocista. My favorite race, Liège-Bastogne-Liège. Sì, perché è un percorso. Forse perché era veramente adatta alle mie caratteristiche, mi sono innamorato perché si corre su un percorso che esaltava quelle che erano le mie caratteristiche. The first MG Techno Gym, 1997, il primo anno da professionista, è una maglia che ancora oggi io ogni tanto la guardo e ha un disegno molto molto bello, mi è piaciuta, e forse perché è anche la prima, ma è bella. Il primo mondiale a Salisburgo è stato il primo, è stato bellissimo, è venuto quasi all'improvviso per come si è svolta la gara, per come è stato il finale, con un finale molto incerto. Stoccarda è stato fantastico perché è stata una settimana veramente difficile per tutto quello che si era creato intorno a me, e vincere il mondiale di Stoccarda per me ha un significato che va oltre la maglia di campione del mondo, ma è stato un messaggio che ho lanciato a tutti quelli che mi avevano attaccato in quel momento. Another planet, Another è planet, un'altra ok. cosa, sì. L'Olimpiade, la medaglia d'oro olimpica per uno sportivo credo che sia la cosa più grande che può succedere nella carriera di un atleta. Non si parla di ciclismo, non si parla si parla di sport. Ho provato su di me cosa vuol dire tornare a casa, tornare nel mio caso in Italia con una medaglia d'oro olimpica. Io sono stato la prima medaglia d'oro per l'Italia ad Atene, la prima, e sono stato il primo a rientrare in Italia. E tantissima gente mi riconosceva, mi faceva i complimenti, molti non sapevano in quale sport avevo vinto. Mi associavano alla medaglia d'oro, ma molti non si ricordavano lo sport. Questa è la forza delle Olimpiadi. La gente comune che guarda le Olimpiadi, perché le guardano tutti, associa il viso a una medaglia, perché magari mi hanno visto al TG, ma non hanno visto le immagini di gara. E sanno che quello è il campione olimpico. Di cosa? Non importa, campione olimpico, medaglia d'oro. Ronde van Vlaanderen, Giro delle Fiandre. Io sono cresciuto con due figure, due atleti, Michele Bartoli e Gianni Bugno.
Adesso posso dire tranquillamente che il ciclista che mi piace di più e che mi emoziona di più in questo momento è Alejandro Valverde, perché è stato un mio grande avversario e parlo del 2003, 2004, 2005, 2006, adesso siamo al 2018 e ancora là che vince, è un grande corridore, veramente fantastico. Due cose, assolutamente due cose. Uno, il benessere, perché andare in bici fa bene. E mi hai visto come ero arrivato, adesso sono tornato più normale, quasi normale. E l'altro aspetto è la parte non agonistica del ciclismo, perché io ho fatto tra tutte le categorie 30 anni di agonismo. E adesso posso, come dicevamo prima, partire domani alla Gran Fondo Strade Bianche senza stress, a guardare il paesaggio, a divertirmi con gli amici, con voi, con tutti quelli che mi saluteranno. Farò 86 km e non è un problema se farò 3 ore, 4 ore, 5 ore, mi voglio divertire. Ma io ho un'idea un po' pazza che gira nella mia testa, che non va lontano dalla medaglia d'oro e dai campionati del mondo. I giochi olimpici hanno 5 cerchi, la maglia di campione del mondo ha 5 colori che poi sono i 5 cerchi stesi. Ho un sogno e magari cercherò di realizzarlo velocemente, magari anche con Sportful, perché no? Andare a pedalare su tutti i continenti. Scegliere per ogni continente un posto significativo che ha caratterizzato la mia carriera o anche no, da scoprire. Faccio un esempio, l'Australia, la mia prima Olimpiade di Sydney, magari fare da Sydney a Melbourne, perché Melbourne è stato il mio primo mondiale da commissario tecnico. E fare 2 settimane, 3 settimane, fare pedalare in Australia, fare l'Asia, e per l'Asia avrei in mente un percorso particolare da Lhasa a Kathmandu per scalare 5 passi sopra i 5.000 metri. È già tutto programmato, mi vedi, sono Sì, già lo organizzato. vedo. L'Europa molto semplice, vorrei partire da casa mia ed andare ad Atene, passando per Olimpia. E poi c'è, vabbè, l'Africa da studiare, il continente americano, nord e sud. E qualcosa inventiamo, no? Partendo magari dal Canada, dove ho fatto quarto a un mondiale a Hamilton. Allora, molte volte siamo noi professionisti, o una volta io, adesso i professionisti, che prendono spunto dai ciclamatori perché sono molto più attenti nella scelta. Ho visto prima una foto, no? Da professionista non sempre sei libero di interpretare il tuo look perché no, sei blindato da quello che la squadra poi, o comunque dalle aziende che forniscono la squadra. Il ciclamatore ha molta più possibilità di giocare sul look, credo proprio che sono i professionisti che devono guardare i ciclamatori. Per me Sportful, è una famiglia, io lo dico sempre, il rapporto che ho con Manifattura Valcismon, non solo con Sportful, è un rapporto che va oltre il fatto che io sia testimonial di un'azienda, ma va, credo, è un rapporto di amicizia con la famiglia cremonese, con Dario, con Alessio, con tutti i suoi fratelli, i loro fratelli, con tutta la famiglia mi sento molto più legato sotto questo aspetto che non testimonial. La parte di testimonial è la parte che viene più facile, perché ci lega. Comunque ci legano anni di successi e io ho vinto tanto perché con Sportful, a parte la parentesi Mapei, poi è stata sempre presente nei miei grandi successi, Olimpiadi e Mondiali. Okay, thank you very much. Thank you for your time. Grazie a voi. Grazie.